Cari amici bianconeri e care amiche, questa sezione speciale di Signora si nasce, dedicata come sapete alle rivalità storiche che dividono noi juventini dalle altre tifoserie, si occupa oggi della Roma. Una squadra dalla quale ci separa un tasso di animosità, che secondo me è inferiore solo a quello che caratterizza i nostri rapporti con l'Inter o con il Toro, ma che comunque proprio a partire dagli anni 80 è diventata progressivamente sempre più rilevante. A mio avviso l'origine di questa rivalità è proprio in una partita che si giocò a Torino il 10 maggio 1981. Mancavano due giornate alla fine del campionato. La Roma, che non vinceva lo scudetto dal 1942, dal tempo di guerra, dopo l'acquisto del brasiliano Falcao si era rilanciato ai vertici del calcio italiano. La Juve doveva riscattare il deludente risultato del campionato 1979-1980, quando era arrivata al secondo posto con un distacco di 3 punti dall'Inter. Il duello era molto serrato, la posta in gioco era molto alto, ma la partita finì 0-0. Tutto regolare, se non che a 10 minuti dalla fine, su segnalazione del guardaline, fu annullato per fuorigioco un gol alla Roma, quello del suo libero Turone, che di testa aveva insaccato nella nostra area di rigore. Quel gol ha alimentato infinite polemiche che si sono rinnovate con il mutato accanimento per più di 30 anni. In casi di questo genere è chiaramente impossibile che si raggiunga il consenso su una verità condivisa. Forse neanche oggi, avendo a disposizione le sofisticate tecnologie che dal 2017 consentono agli arbitri di controllare i casi dubbi a partite in corso, neanche oggi sarebbe possibile appurare l'esatta dinamica di quell'episodio. Dalle riprese della moviola dell'epoca, la migliore che c'era allora, il dubbio se il gol di Turone fosse effettivamente in fuorigioco non è mai stato sciolto. E molti anni dopo, nel 2013 addirittura, il giornalista Carlo Sassi, famoso per aver introdotto proprio l'uso della maviola nella trasmissione serale La Domenica Sportiva, è arrivato a sostenere addirittura che le riprese al rallentatore furono truccate dalla redazione romana della Rai per dimostrare che il gol era valido. Naturalmente è stato smentito, ma con qualche contraddizione proprio da quelli che di quella redazione in quel momento erano i responsabili. In ogni caso, se è vero che la vittoria avrebbe permesso alla Roma di scavalcare la Juve, va ricordato che mancavano ancora 2 giornate alla fine e che la squadra giallorossa lasciò il punto decisivo in una partita non certo proibitiva contro l'Avellino. A partita finita, il presidente della Roma, allora Dino Viola, addirittura si complimentò con la terna arbitrale, sfoggiando però tutta la sua proverbiale ironia e lamentando il fatto che la squadra giallorossa potesse perdere il campionato per una questione di centimetri. Con il tempo, quei centimetri sono diventati chilometri e la rivalità con i romanisti si è sempre di più accesa.